Ecco, carissimi fratelli e sorelle, ci salutiamo nel Signore mentre diamo spazio a questa simbologia del fuoco, una simbologia tanto cara a Francesco, ricordate nella sua grande lirica preghiera, il cantico di Frate Sole, canta anche Frate Fuoco. E dice di Frate Fuoco che illumina la notte ed è bello, è robusto, è forte, è giocundo. Questo è il fuoco della nostra esperienza quando lo usiamo bene, perché qualche volta c'è anche qualche uso non proprio corretto che ci fa dispiacere e rovina la natura. Ma anche la simbologia dal punto di vista soprannaturale è Dio che per manifestarsi con l'ardore del suo spirito, cosa fa nella Pentecoste? Scende come lingue di fuoco e la Chiesa è tutta infiammata. E nella Pentecoste, insieme con gli Apostoli, chi c'era? C'era Maria. Maria. E lei il luogo in cui lo Spirito Santo scende come ardore di fuoco, lei la tutta bella, lei l'Immacolata, la prima ad essere presa da questo fuoco che arde nel suo cuore. Ecco, noi adesso vedremo questo fuoco e penseremo a Dio, penseremo allo Spirito Santo, penseremo a Maria e lasciamo che si innalzino a Lui le preghiere che tanti pellegrini hanno lasciato nei nostri santuari e che oggi diventano una preghiera corale, una preghiera comune che affidiamo al fuoco della misericordia e della bontà di Dio. Cari fratelli e sorelle, questa liturgia così suggestiva nei suoi simboli e nei suoi canti, nelle sue luci, di fatto ci fa già vivere il mistero prima ancora che ne parliamo e forse la sua lunghezza e l'ora tarda non favorisce una parola, ma diciamola brevemente per tentare di cogliere qualche cosa di questo mistero. Siamo qui come figli che guardano la mamma bella, luminosa. L'assunzione al cielo è il culmine della santità di Maria, della sua immacolatezza, della sua verginità, di tutta la sua realtà di madre del Signore. È assunta perché madre del Signore, madre immacolata, madre vergine. Su di lei non ha fatto presa la morte che è nostra eredità. Ci è arrivata, l'ha lambita, ma è stata immediatamente assunta nel cielo. E quando diciamo cielo non vogliamo indicare una misura spaziale, vogliamo indicare la dimensione di Dio. È stata subito colta, raccolta, accolta nella luce di Dio. Tre piccole cose, ma che sono tutte e tre importanti per cogliere il senso di questo mistero e viverlo bene, secondo la nostra fede, e farlo entrare anche nella nostra vita. Il primo pensiero: Maria è sempre indissociabile da Gesù. E dunque, anche quando la contempliamo in questa luce che in lei rifulge, il nostro pensiero deve andare sempre a Lui. Perché lei è luce riflessa, un po' come la luna è luce riflessa del sole. Sempre a Gesù deve andare il nostro pensiero. Lei è assunta al cielo, di Gesù si dice che ascende al cielo. Sono due parole che indicano una somiglianza ma anche una grande differenza. Gesù
ascende al cielo perché egli è il figlio che è venuto dal cielo e dunque nella sua risurrezione si sprigiona la sua stessa potenza. Maria è una creatura come noi, non è venuta dal cielo, è stata scelta dal cielo e dunque ella viene assunta, viene portata, come dire che da sola non ce la farebbe a salire. Sale perché l'amore del figlio, il figlio che si è lasciato portare in grembo da lei, la abbraccia e se la porta su. Ecco dunque il primo aspetto, quello che ci fa vedere e contemplare in Maria la bellezza e la gloria di Gesù, lui il sole, lui il Salvatore. Un secondo pensiero. Maria è anche indissociabile dalla Chiesa, da noi. È la madre, dunque è il membro eminente della Chiesa, ma è anche una di noi. E dunque quello che avviene in lei, avviene anche in noi. È un preludio di ciò che il Signore vuole per noi, ha destinato a ciascuno di noi. E dunque, guardandola, noi comprendiamo qualcosa di più di questo mistero che siamo noi stessi come Chiesa. Perché se siamo delle creature e anche tanto fragili, anche tanto peccatrici, anche tanto limitate, è anche vero che siamo delle creature inabitate da Dio. Questo ha compiuto il nostro battesimo. Tuffandoci nelle acque del battesimo, noi siamo diventati dimora di Dio. Maria lo è stata in maniera piena, eccelsa, è stata addirittura preservata dal peccato. Per noi questa dimora è ogni giorno faticosamente da ricostruire, da ribadire, perché la nostra fragilità umana la mette sempre in qualche modo in gioco e la pregiudica. Però è vera dimora di Dio. La Chiesa è il luogo dove Dio dimora e ciascuno di noi nella Chiesa è tempio di Dio. Questo significa che guardando a Maria noi guardiamo anche al mistero della Chiesa e ci innamoriamo della Chiesa nonostante tutte le sue fatiche. Quando lo facciamo poi in una chiesa come questa, in cui la luce di Maria si confonde con quella di Francesco e vediamo l'amore che Francesco ha portato a Maria e alla Chiesa, questo ci viene anche tanto più facile. E dunque vogliamo sentire in questa festa dell'Assunta anche la bellezza del nostro essere cristiani, del nostro essere Chiesa di Dio votata alla gloria dei cieli. Un ultimo pensiero. Questo mistero di Maria dice anche molto sulla nostra umanità, la nostra condizione umana. Ci aiuta a leggerla in senso giusto e pieno, perché non è facile nemmeno sapere chi siamo noi davvero, che cos'è la nostra umanità. I filosofi da sempre hanno elucubrato, hanno pensato, hanno creato delle teorie, ma noi stessi ci sentiamo un mistero a noi stessi quando andiamo a cogliere in profondità chi veramente siamo e non è facile dirlo. Ebbene, questo mistero ci aiuta a capirlo, ci aiuta a capire che noi siamo la fragilità che constatiamo, che percepiamo, ma al tempo stesso siamo una fragilità amata, una fragilità che Dio ha voluto ma che vuole rendere tanto vicina a sé, fino a portarla alla sua altezza, sicché questo mistero dice molto sulla dignità umana, sulla bellezza del mondo, se è vero che Dio, una creatura come Maria, come ha fatto prima ancora con il corpo di Gesù, la porta alla gloria divina, allora questo mondo è importante, certo, è il mondo uscito dalle mani di Dio, purtroppo un mondo ferito dal nostro peccato, ma è importante e dunque guardare al mistero di Maria assunta in cielo ci fa avere anche una grande percezione
di questa nostra vita, ce la fa apprezzare, ce la fa amare, ci dice che dobbiamo costruire davvero un mondo bello, perché questo mondo è uscito dalle mani di Dio e deve tornare a Dio. Tre piccoli pensieri che ci possono aiutare ad andare un po' più in profondità nel mistero e ci danno gioia, la gioia dei figli, ci danno anche speranza perché ci additano un futuro e soprattutto ci fanno sentire la consolazione della mano materna, della madre. Com'è bello nel cammino della vita quando l'andare diventa pesante, difficile, com'è bello sentire che c'è una mano di mamma che ci prende e dice: figlio mio, coraggio, coraggio, non ti perdere d'animo, io sono vicino a te, sto assunta in cielo ma sto accanto a te, come Gesù. Gesù asceso al cielo più che mai in mezzo a noi e Maria insieme con lui, accanto a noi.